Cominciamo insieme un nuovo appuntamento con Spunti e Spuntini. Oggi una puntata particolarmente densa di contenuti, densa di ospiti. Se avrete pazienza di seguirci durante la nostra ora insieme, andremo a raccontare anche la storia di una mamma arrivata dall'Ucraina con suo figlio che è stata accolta nel territorio del Casentino insieme ai volontari e anche alle persone che si occupano appunto come i dipendenti di Oxfam di percorsi per l'inserimento a livello scolastico. Parleremo anche di iniziative che riguardano l'automobilismo, parleremo anche di sport. Iniziamo subito con l'ospite di questo spazio, del nostro primo spazio di oggi, il giornalista Gianmarco Sicuro. Grazie per essere qui con noi, Gianmarco, benvenuto a Spunti e Spuntini. Buonasera, grazie a voi. Allora Gianmarco, so che non hai bisogno di molte presentazioni, però ecco, ti ricordiamo come volto del TG2, inviato del TG2, inviato Rai, e hai fatto compagnia, insomma, durante la scorsa estate anche ai telespettatori di Uno Mattina, quindi in conduzione. Oggi ti abbiamo chiesto di essere presente qui all'interno del nostro programma per parlarci da un lato della tua esperienza in Ucraina. E quindi ci riallacciamo poi a un tema che tornerà nella puntata di oggi, come inviato appunto, come inviato Rai. Ti vorrei chiedere un po' il percorso del racconto che hai fatto in questi ultimi mesi. Sei partito dalla Russia, sei arrivato poi in Ucraina, ad Odessa. Ecco, raccontaci com'è andato questo impegno per raccontare la guerra. Sì, praticamente il giorno che la Russia di Putin ha deciso di bombardare la capitale ucraina, Kiev, il 24 di febbraio, già avevo un visto giornalistico per la Russia perché l'intenzione con la Rai era di visitare il Donbass, dove la guerra, ricordiamolo sempre perché è importante capire anche da dove nasce questo conflitto, andava avanti da 8 anni, dal 2014. Quindi avendo già questo visto giornalistico in essere approvato da Mosca, questo mi ha consentito, quando è scoppiata la guerra, di prendere il primo volo e trascorrere i primi 10 giorni di conflitto raccontando l'altro lato del fronte, quindi raccontando come i russi e come la Russia stava portando avanti quella che loro definiscono un'operazione speciale militare, tanto che poi nei giorni in cui mi trovavo lì, il Cremlino, anzi la Duma, il Parlamento russo ha approvato questa legge che prevede fino a 15 anni di carcere chi utilizza, intendo soprattutto i giornalisti, ovviamente noi, parole come guerra, come vittime civili, come invasione. Questo ovviamente ha reso il lavoro giornalistico in Russia già nei primi giorni della guerra complicatissimo, anzi impossibile, tanto che poi dopo pochi giorni molti uffici di corrispondenza sono chiusi, anche quello della Rai, e sono dovuto rientrare appunto con un'evacuazione abbastanza rapida, anche perché cominciavano ad arrestare giornalisti, molti sono dovuti fuggire e anche noi siamo scappati. Quindi dopo quei Ecco, anche primi giorni di racconto. attraverso i social poi hai condiviso proprio questi momenti di tensione che ti hanno riguardato anche in prima persona in Russia. Esatto, c'è stato anche un fermo di alcune ore, insomma, l'atmosfera per i giornalisti russi e anche stranieri è molto complicata, è molto limitata la libertà di stampa. A quel punto poi mi sono ritrovato, insomma, a dover tornare in Europa e da lì poi sono entrato in Ucraina, dove ho trascorso circa un mese per poi tornarci in un'altra occasione successivamente e raccontare quindi questa guerra sullo scenario bellico. Prima Odessa, poi Mykolaiv e poi l'ultima occasione proprio il Donbass, dal lato appunto dei combattimenti del fronte ucraino, dove ho potuto appunto avvicinarmi molto alla linea del fronte e vedere come migliaia e migliaia di civili stiano soffrendo le conseguenze di questo conflitto devastante. Senti Gianmarco, una volta un giornalista inviato di guerra come te, inviato di guerra Rai, mi ha detto quando si entra nei posti diciamo, in cui si sta combattendo la guerra, poco prima si ha davvero tanta paura, tanta ansia e poi in qualche minuto dopo scompare tutto questo e torna insomma poi il piglio del giornalista che vuole raccontare. Non so se anche per te è così, mi preme dire che ecco, si vede nel tuo racconto che sei anche un appassionato di fotografia, si vede appunto proprio la ricerca perché le immagini possano davvero già da sole trasmettere, raccontare.
Sono parole esatte, perché poi ovviamente c'è sempre un'alternanza di preoccupazione quando ti trovi a lavorare in uno scenario di guerra, di doversi confrontare con una serie di problemi logistici, di ovviamente apprensione anche per i familiari che aspettano a casa e per l'imprevisto che può esserci sempre quando si combatte e ti trovi a raccontare un conflitto. Poi però ovviamente quello che prevale alla fine è un desiderio di raccontare, di testimoniare ciò che sta avvenendo, perché si tratta questa guerra, come tutte le guerre purtroppo che hanno caratterizzato gli ultimi secoli, si tratta di un evento storico di portata mondiale, quindi è importante che ci siano dei giornalisti che con i loro occhi raccontano e spiegano, cercano di spiegare almeno qual è la situazione sul campo a voi che state a chilometri di distanza. E quindi alla fine poi prevale sempre questa passione, questo desiderio di informare, molto spesso prendendosi ovviamente dei rischi. Poi a questo ci aggiungo, come dicevi, anche una passione per la fotografia, questa insomma è una passione che ho al di là del lavoro, e in certi scenari ovviamente le fotografie hanno il loro peso, la loro importanza, perché le immagini più che le mie parole servono a raccontarvi cosa succede in uno scenario di guerra. Assolutamente. Allora, non solo appunto diciamo negatività e dolore, sofferenza, ma sei riuscito a raccontare anche qualche sprazzo insomma di felicità pur nella devastazione, nella distruzione. Vorrei far ascoltare, far vedere anche ai nostri telespettatori uno dei servizi che è andato in onda qualche settimana fa proprio sul TG2, la storia di Maxim. Ce lo vediamo insieme, Gianmarco. Stanno distruggendo la nostra economia pezzo dopo pezzo, ti dice la gente di Konstantinovke. Questa azienda agroalimentare è stata appena distrutta da un missile. E basta spostarsi per trovare altra distruzione. Un moderno centro logistico reso inservibile da altri 3 missili. E tra i tanti obiettivi colpiti anche molti edifici civili. Questa, per esempio, era una scuola. A Konstantinovke ce n'erano 2 e sono state ridotte in rovina entrambe. Di questa si riconosce solo la palestra. È un piccolo teatro dove gli alunni si preparavano per la recita di fine anno. Qui il fronte è a pochi chilometri e le bombe cadono frequenti, eppure improvvisamente notiamo un campo da calcio. Sì, noi continuiamo ad allenarci, dice Sergei. Alle spalle dei bambini una bellissima chiesa ortodossa. Avevo 60 giovani calciatori e calciatrici, ne sono rimasti 16, aggiunge. L'allenatore prepara un altro esercizio e poi spiega. Capisco chi scappa, qui non è sicuro, ma io resto, lo devo a questi ragazzi. In città suonano gli allarmi. Ecco il nostro giocatore simbolo, si chiama Maxim, da 4 stagioni è con i Kolos. Kolos è il nome della squadra di Konstantinovka e significa spiga di grano. Riesci a studiare? Chiedo a Maxim. Hanno distrutto le scuole, ma proseguiamo le lezioni a distanza, risponde. E non sei spaventato a giocare qui? Sì, e come? Bombardano e ho paura che arrivino i russi, ma non voglio perdere la condizione fisica. Allora Gianmarco, intanto grazie per aver raccontato questa storia e quindi complimenti per il tuo lavoro. E a proposito di storie, sarai e tornerai, perché poi non l'abbiamo detto, ma chi ti conosce insomma lo sa, tornerai nel tuo territorio, tornerai ad Arezzo, qua ad Arezzo, per presentare il tuo libro che si chiama L'anno dell'alpaca. Ecco, perché l'anno dell'alpaca innanzitutto? Sì, esatto, torno con piacere ad Arezzo, io sono di Montevarchi, quindi della provincia, ed è sempre un piacere. Lo farò sabato 29 alle 18 allo Spazio Morini, quindi in pieno centro. Sarà un'occasione per parlare appunto non soltanto di guerra, non soltanto della mia esperienza in Ucraina e in Russia durante questo conflitto, ma anche e soprattutto per presentare e parlare dell'anno dell'alpaca, che è questo libro che ho scritto durante la pandemia. Come inviato speciale sempre della RAI, girando il mondo in 3 continenti, e questo mi ha permesso di vedere molte cose che purtroppo milioni di persone in questo mondo non sono riusciti a vedere, chiusi in lockdown generali che ricorderemo tutti, con diciamo, l'Italia completamente chiusa da queste limitazioni alla libertà. Io invece come giornalista ho avuto un'opportunità incredibile e irripetibile di raccogliere tantissime storie in giro per il mondo, alcune storie straordinarie, eroiche,
altre drammatiche, altre anche divertenti e surreali, e le ho messe insomma nero su bianco su questo libro che si intitola appunto L'anno dell'alpaca, perché parla e inizia dal Perù, dove questo animale è un po' l'animale simbolo del paese e poi è diventato anche un peluche che io mi sono comprato proprio in Perù e che è diventato il mio compagno di viaggio, anzi la mia compagna di viaggio, che si chiama Isabella, in tutti i 9 mesi di viaggio ininterrotto intorno al mondo. E quindi è un viaggio insomma anche dentro me stesso, dentro diciamo un periodo di grande sofferenza, di grande riflessione che tutti noi abbiamo vissuto, insomma queste lunghe quarantene, queste città spettrali, insomma un'opportunità per conoscere un pezzo di mondo in un momento in cui il mondo a molti di voi era precluso, mentre io mi trovavo a viaggiare e a muovermi. E adesso sto andando al sud, a Capua. Ecco, infatti poi volevo dirlo ai nostri telespettatori, perché appunto hai trovato un alloggio insomma di fortuna per collegarti con noi, sei in viaggio sempre per la presentazione del libro. Esatto, sto approfittando di questi giorni in cui sono in Italia per portare questo libro e anche il racconto di com'è il lavoro del giornalista sul campo, non soltanto in guerra ma anche durante la pandemia, per esempio incontrando le persone, che è il miglior modo. Quindi sto andando al sud per alcune tappe lì e poi tornerò molto volentieri in Toscana, prima a San Giovanni Valdarno, che è un po' l'altro mio paese dove sono cresciuto oltre a Montevarchi, e poi ad Arezzo, quindi 2 tappe sabato e domenica, anzi prima mi sono confuso, è domenica l'appuntamento di Arezzo alle ore 18, domenica. Sì. E quindi, assolutamente, esatto. Assolutamente. Domenica alle ore 18. Allora, noi ti aspettiamo, quindi invitiamo i nostri telespettatori, se vorranno, insomma, a partecipare alla presentazione di questo libro. Ti ringraziamo davvero Gianmarco e un buon lavoro, un buon proseguimento per questo tour della promozione del tuo libro, e speriamo di vederci presto, di ospitarti anche qua in studio da noi. Grazie Gianmarco Sicuro. Assolutamente, speriamo. Grazie per essere stato con noi. Andiamo adesso in pausa per qualche istante, rimanete insieme a noi perché Spuntini continua tra pochissimo.